Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria perché si è tornati in aula per quanto riguarda il processo sulla strage di Rigopiano. Il GUP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, questa mattina ha accolto l'istanza di sequestro preventivo dei beni a carico degli imputati nel procedimento riunito appunto sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola e anche sul presunto depistaggio delle indagini. Facciamo il punto con Stefano Recanati. Come da calendarizzazione, si tornerà in aula il 16 ottobre prossimo per l'udienza preliminare riguardante il processo Rigopiano. Dopo la deposizione dell'avvocato Cristiana Valentini e Goffredo Tatozzi di un avviso di indagini difensive e nuove a tutela del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e per questo il GUP Gianluca Sarandrea si è preso del tempo per esaminare la documentazione. La mattinata era cominciata con la richiesta avanzata dalle parti civili di revoca del provvedimento di esclusione degli enti, rigettata dal GUP Sarandrea, come ci spiega l'avvocato Emanuela Rosa. Noi parti civili tutti insieme abbiamo chiesto l'istanza di revoca del provvedimento che escludeva i responsabili civili. E purtroppo il giudice oggi si è espresso dichiarando l'inammissibilità dell'istanza e confermando quindi l'esclusione dei responsabili civili nel processo di Rigopiano. Infine è stato deciso di disporre il sequestro conservativo degli immobili a carico degli imputati ad esclusione di Carlo Visca e Francesco Provolo, che alla data odierna non sono proprietari di immobili, ma solo usufruttuari. È stata una giornata estremamente importante, soprattutto per i miei assistiti, visto e considerato che soltanto delle parti civili, soltanto quelle difese da me e dai colleghi del mio team, abbiamo presentato questa istanza e quindi diciamo, per noi ne esprimiamo soddisfazione su questo punto, di questo passaggio. Finalmente una soddisfazione in un processo che fino ad adesso aveva visto soltanto spazi neri per le parti civili. Ci sono state due esclusioni, il magistrato ha ritenuto che gli usufruttuari, i beni usufrutto non debbano essere oggetto di sequestro, lo ha motivato. Esprimo soddisfazione per quello che siamo comunque riusciti a ottenere, perché era un anno che avevamo presentato questa istanza e finalmente qualche cosa siamo riusciti a ottenere in favore di queste povere vittime. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo dell'emergenza Covid-19. Nelle ultime ore si stanno susseguendo voci spesso incontrollate su eventuali positivi nelle scuole abruzzesi. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì spiega al nostro microfono qual è il protocollo da seguire, allargando anche il discorso alla situazione nell'intera regione. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Assessore, allora è iniziato l'anno scolastico già da qualche giorno, situazione tutto sommato tranquilla nella nostra regione, ci sono anche degli allarmismi per alcune scuole, però vogliamo spiegare come funziona e qual è il protocollo? Sì, innanzitutto abbiamo riaperto le scuole e ci sono delle procedure che vanno a definire quali sono gli interventi e in quali momenti. Il fatto che si creano degli allarmismi è dettato dal problema fondamentale che noi stiamo facendo tanti tamponi, quindi è un elemento importante. Fare tanti tamponi significa non essere positivi, spesso e volentieri troviamo qualche presunto, cioè si sta in una fase ancora di indagine, allora si crea questi allarmismi. Dobbiamo aspettare le risposte dei tamponi e fino ad oggi penso che siano pochissime, poche le scuole dove c'è risultato proprio un caso positivo. A Vasto, dove tutta la parte della sanità, della prevenzione è intervenuta per verificare quali sono stati i contatti, quindi sono stati messi in atto subito quelle che sono le norme di isolamento e non ci sono stati per il momento altri contagi. Capisco che c'è questo allarmismo, questa tensione, ma è anche giusto che ci sia. Io ricordo sempre che bisogna porre un'attenzione particolare fuori dalle scuole, perché lì purtroppo avvengono i momenti di contagio. Ho visto tanti ragazzi senza i dispositivi essere a contatto diretto e quindi una maggiore attenzione. Noi abbiamo procedurato anche da un punto di vista della medicina che interviene nell'ambito scolastico,
per cui qualsiasi situazione è monitorata. L'Abruzzo rispetto al dato nazionale è ancora a un livello più basso, insomma l'abbiamo visto, ci sono delle regioni in cui si sta parlando del lockdown, di chiusura, non è questo il problema della nostra regione. Abbiamo dei giorni in cui la curva è più alta e quindi c'è un maggior numero di contagi e altri un po' meno. Come ho già spiegato, questa alternanza dipende proprio che noi aggrediamo immediatamente, quindi teniamo sotto controllo i casi positivi. Quello che va definito è che sono questi casi positivi sparsi in tutta la regione, quindi non possiamo parlare di un grande focolaio, ma dei piccoli focolai che stiamo gestendo. Ci tengo a precisare, ma proprio per dare tranquillità, che c'è un sistema sanitario che funziona, che noi abbiamo fatto il 100% dei tracciamenti di quelli che sono stati positivi. Le infrastrutture sono la priorità per recuperare uno svantaggio competitivo che la Regione ha accumulato negli anni. Parte da questo presupposto il piano di Regione Abruzzo per l'utilizzo dei finanziamenti che deriveranno dal Recovery Fund europeo e che sono destinati all'Abruzzo. Si stanno analizzando 73 proposte progettuali per complessivi 7 miliardi e mezzo di euro. Sentiamo. Ruota essenzialmente attorno alle infrastrutture il piano del governo regionale per l'utilizzo della quota parte dei finanziamenti del Recovery Fund europeo destinata all'Abruzzo. 73 proposte progettuali per 7 miliardi e mezzo di euro, su cui sta lavorando una cabina di regia e che ieri il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha illustrato a Palazzo Silone all'Aquila in un incontro con i sindacati e i rappresentanti di categoria. Il piano si prefigge di ridurre il gap infrastrutturale con le regioni più avanzate d'Italia attraverso il potenziamento della rete ferroviaria, degli interporti di Avezzano e Manopello, dei porti di Pescara, Ortona e Vasto e attraverso il completamento della rete TNT. C'è poi anche il capitolo dedicato alla viabilità ordinaria e soprattutto agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Speriamo che il governo sappia valorizzare il lavoro che le regioni stanno facendo. Noi nella prossima settimana continueremo a fare la scrematura, sono arrivate dai nostri dipartimenti oltre 70 progetti per almeno 7 miliardi e mezzo di spesa. È chiaro che l'Abruzzo non potrà avere tutti questi soldi, magari fosse, se l'Europa ne desse di più e l'Italia e il governo nazionale ne desse di più, saremmo comunque pronti a spenderli e a farli camminare. Però dobbiamo anche fare i conti con quelle che sono le distribuzioni e le ripartizioni delle risorse, quindi adesso il nostro lavoro sarà anche scremare e selezionare questi progetti per dare le priorità in ordine alla definizione, premiando quelli che hanno una definizione progettuale più elevata, una più facile e immediata cantierabilità. Intanto anche l'aeroporto d'Abruzzo si unisce all'appello al governo ad inserire le infrastrutture aeroportuali nel Recovery Fund, così come chiesto da Aeroporti, che ricorda come le infrastrutture aeroportuali siano essenziali in un piano di sviluppo della mobilità integrato, sostenibile e interconnesso. Un documento di Strada dei Parchi rivela i rischi per l'acquifero del Gran Sasso che deriverebbero dal tradizionale lavaggio delle gallerie autostradali con acqua in pressione. La richiesta di Vinca, di ASL prima, Ente Parco poi, ha scongiurato il pericolo facendo cambiare metodo di ispezione, virando dunque sul lavaggio a secco con aspirazione delle polveri. Soddisfazione è stata espressa anche dal Forum dell'Acqua Abruzzo proprio per questa decisione. Noi vediamo tutto nel servizio. La Vinca per il progetto di rimozione delle polveri incombuste nei 20 km di tunnel autostradali del traforo del Gran Sasso ha dato ragione alle perplessità di ASL prima e Ente Parco poi, rispetto al primo progetto presentato, che prevedeva l'utilizzo di acqua a pressione per effettuare i lavori. A dare ragione ai due enti è stato il team di 5 consulenti nominati da Strada dei Parchi per la redazione della valutazione di incidenza ambientale, documento obbligatorio per legge che sarà ora sottoposto alla commissione via regionale. Il tema è quello
della salvaguardia dell'acquifero del Gran Sasso che, secondo i consulenti, sarebbe stato messo a serio rischio inquinamento della falda per la presenza di centri di pericolo. Strada dei Parchi dunque utilizzerà una nuova tecnica, quella del lavaggio a secco con l'aspirazione delle polveri prodotte, un progetto più cautelativo con l'aggiunta anche di un telo di contenimento sulle caditoie per evitare qualsiasi sversamento nell'acqua delle 44 tonnellate di polveri pericolose stimate come incrostazioni nelle gallerie, tante quante vengono prodotte da un impianto industriale di medie dimensioni in un anno. Si dichiara soddisfatto il Forum dell'Acqua Abruzzo che con Augusto De Santis auspica che il commissario governativo Gisonni cambi linea rispetto alle polemiche sollevate contro la Vinca, offrendo soluzioni valide e concrete alla risoluzione dei problemi senza fare ulteriori polemiche. Questa è una vera e propria lezione per chi pensa che queste procedure siano un orpello. Invece hanno cambiato concretamente le cose, migliorando il progetto di ispezione che potrà essere fatto in maniera più rispettosa dell'ambiente e senza troppi rischi. Ma questo è stato reso possibile solo grazie all'intervento prima della ASL e poi dell'ente parco. L'acquifero va tutelato non a parole ma con i fatti. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di lavoro. C'è sconforto e rabbia fra i dipendenti della Betafans dopo il secondo incontro al Mise per l'avvertenza sulla chiusura del loro stabilimento di Tortoreto. I sindacati si scagliano anche contro la Regione Abruzzo e la provincia di Teramo che non hanno partecipato alla videoconferenza. Assente anche la proprietà, cioè il fondo Carlyle. Vediamo il servizio. Il secondo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvertenza Betafans di Tortoreto, tenutosi in videoconferenza giovedì scorso, ha lasciato del tutto insoddisfatti sindacati e lavoratori che da fine agosto lottano per cercare di salvare 155 posti di lavoro. Questa mattina nuovo sciopero di 8 ore davanti ai cancelli dello stabilimento del Teramano che produce reti e recinzioni per tornare a sollecitare l'impegno della politica e dell'azienda. Ed è proprio contro il governo regionale che si scagliano i sindacati che mal hanno digerito l'assenza degli assessori Febbo e Fioretti. Questo tempo che scorre con un'incertezza di fondo fa sì che i clienti vadano via, che ci sia meno lavoro e si rischi di arrivare a una situazione irreversibile, per cui oggi siamo davanti alla fabbrica, domani saremo a Teramo all'università durante la visita del Presidente Conte che proveremo ad incontrare per informarlo di quello che sta accadendo qui nell'azienda di Tortoreto. Nelle prossime settimane saremo davanti la Regione perché la grande assente dell'incontro dal MISE è stata la Regione insieme alla provincia di Teramo che entrambe non hanno partecipato con esponenti politici, così come siamo pronti ad andare a Milano davanti alla sede della Carlyle di Marco De Benedetti, la proprietaria di Betafans che nonostante insomma, stia determinando queste conseguenze fino ad oggi non ci ha messo la faccia. Ora si spera che fra 3 settimane nel prossimo vertice al Mise si riesca ad aprire uno spiraglio di trattativa con l'azienda che, dicono i rappresentanti dei lavoratori, sta prendendo tempo evitando il confronto aperto su un sito con alta produttività delle maestranze. Fra 3 settimane dovranno venire con dati certi, un piano industriale serio e un qualcosa di efficace affinché salvi questa azienda. Il problema più grande è quello dell'assenza totale della Carlyle. La Carlyle Italia, che ricordiamo che è a capo della Presidiat con Marco De Benedetti, più volte noi abbiamo chiesto che partecipasse al tavolo ministeriale e non è mai accaduto. Adesso una notizia che riguarda la Sevel, per fortuna una notizia positiva, altri 100 lavoratori saranno assunti dalla Sevel di Atessa con contratto somministrato fino al 31 dicembre del 2020 con la nuova forza lavoro. La Sevel, che produce il Ducato, supera i 6.500 occupati. 100 giovani saranno inseriti progressivamente a partire dalla prossima settimana, è quanto fa sapere il gruppo FCA, che oggi ha comunicato alla RSA Sevel la decisione di fare nuove assunzioni per soddisfare la crescente richiesta del Ducato. All'Università di Teramo sono iniziati i lavori del terzo forum del Gran Sasso organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri. Si tratta di un evento accademico internazionale incentrato su cultura e costruzione e che sarà concluso domani dal Premier Giuseppe Conte. Al termine il Presidente del Consiglio incontrerà il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto assieme al Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Alleluia, alleluia.
Ha preso il via la terza edizione del Forum Internazionale del Gran Sasso, di scena all'Università di Teramo, e che si concluderà alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Un grande evento accademico, quest'anno sul tema Investire per costruire, promosso dalla Diocesi di Teramo Atri, in collaborazione con il Ministero dell'Università e Ricerca e col Ministero degli Affari Esteri. Ad aprire i lavori il Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, cerimonia inaugurale moderata da Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, alla presenza, tra gli altri, del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini. Il terzo forum, riaffermato nel suo discorso di apertura Monsignor Leuzzi, vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di costruire, evitando forme astratte di programmazione. Per il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, il forum del Gran Sasso ha posto Teramo e la sua università al centro di riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove generazioni. Il programma prevede 16 sessioni parallele di lavoro, animate da 270 relatori provenienti da atenei italiani e stranieri. Gli ambiti di studio coinvolti spaziano dall'arte all'economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell'ambiente e al lavoro, senza tralasciare settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport. Un'opportunità preziosa alla presenza di Conte a Teramo, che il sindaco Gian Guido D'Alberto non si lascerà sfuggire. È previsto infatti al termine del forum un incontro tra il primo cittadino e il Presidente del Consiglio sui temi più cari al nostro territorio, una ricostruzione post-sisma che non decolla e l'emergenza Covid, soprattutto nella riorganizzazione scolastica. Torniamo a Pescara e torniamo a parlare di sanità con la ASL che ha presentato il nuovo regolamento del blocco operatorio dell'ospedale Santo Spirito e previsto anche un aumento delle prestazioni. Con delibera numero 1033 dell'8 settembre 2020 è stata disposta dall'ASL di Pescara la riorganizzazione gestionale e strutturale del blocco operatorio del presidio ospedaliero del capoluogo adriatico, che prevede l'aumento del numero di sedute operatorie per gli interventi programmati, che passano da 210 a 250 al mese, la creazione di un comitato buon uso sale operatorie, il cui obiettivo è il miglioramento della risposta e l'abbattimento delle liste di attesa chirurgiche, con l'ampliamento entro marzo 2021 del numero delle sale operatorie multispecialistiche, che passano dalle attuali 11 a 17, di cui 2 al servizio dell'unità operativa di oculistica, con un investimento economico di oltre 4 milioni di euro. Prevista anche l'assunzione di 12 medici anestesisti rianimatori. Incrementeremo il numero delle sale da 11 a 17, di cui 2 per l'oculistica. Un impegno di spesa di 4 milioni di euro e avremo un organico di 70 anestesisti con 12 anestesisti in più, quindi con un impegno di spesa di 1,5 milioni circa. Una maggiore efficienza del blocco operatorio di Pescara e un apporto, diciamo, per la ASL intera, e quindi un miglioramento della qualità e della sicurezza per tutta la popolazione che afferisce al nostro servizio. Aumenteranno le sedute operatorie, si ridurranno quindi i tempi d'attesa e cercheremo di stare in quelli che sono i tempi di attesa previsti dalle classi di priorità. Oggi siamo in grado di poter dire che l'ospedale di Pescara ancora una volta è in grado di dare risposte complete a tutti i pazienti che necessitano di cure anche complesse e anche che richiedono non soltanto alta professionalità ma anche attrezzature di altissimo livello. Cambiamo argomento e ci spostiamo nella vicina Montesilvano, dove nascerà nel piazzale antistante il Porto Allegro la nuova autostazione dei pullman. I mezzi transiteranno anche lungo la strada Parco. Nascerà nelle adiacenze di Porto Allegro a Montesilvano la nuova autostazione dei pullman. Presidente, un grande passo avanti. Sì, è una delle opere da realizzare come da previsione di Masterplan, dove sono state stanziati 5 milioni di euro per l'autostazione di Montesilvano. C'è una previsione di spesa di 562 mila euro. L'autostazione servirà per decongestionare il traffico, per favorire il
lo spostamento nord-sud nella direttrice dell'area metropolitana. Ci saranno una serie di servizi, sarà utile per il parcheggio degli autobus, sono previsti 8 autobus da parcheggiare, più ci possono essere dei privati che possono utilizzare con parcheggio specifico quest'area, e ci sarà sicuramente tutta una serie di piccole strutture che favoriranno anche un po' l'economia del territorio. Naturalmente noi ci siamo impegnati come soggetto attuatore, la tua si occupa di tutte le autostazioni in Abruzzo che sono 8, 2 per provincia, ne abbiamo già consegnata una a Lanciano come recentemente è comparso sulla stampa. Oggi stiamo facendo la convenzione con Monte Silvano, nell'arco del 2021 pensiamo di poter consegnare l'opera, che a quel punto dovrebbe essere messa in sinergia anche con la strada parco. Dunque il transito dei mezzi sulla strada parco dovrebbe essere appunto funzionale rispetto a questa autostazione che stiamo facendo nella zona nord nei pressi del village, e le autorizzazioni sono ormai definite, l'opera è pronta, ci sono purtroppo sistematicamente dei piccoli sabotaggi che hanno investito sia le pensiline e in questo momento stanno aggredendo il sistema elettrico. Sindaco, concretamente cosa significa per la città di Montesilvano e per il traffico della zona dell'area metropolitana la nascita di questa autostazione? Oggi è un importante giorno perché con questa firma apposta da me e dal presidente della TUA Gianfranco Giuliante abbiamo dato il via ai lavori che conchiuderanno un cerchio nato tanti anni fa e che vedrà il nostro territorio decongestionato da un punto di vista del traffico veicolare, quello che si auspica da tempo, con impatti ambientali notevoli e positivi ovviamente, e dimezzerà oltretutto i tempi di percorrenza tra Pescara e Montesilvano. Si fa un gran parlare di un'area metropolitana che colleghi sempre più i territori, ecco, questa di oggi diciamo che è una giornata importante anche da questo punto di vista. E siamo arrivati adesso allo sport, iniziamo dal calcio di B, dunque dal Pescara. Domani alle 16:15 il Delfino sarà di scena al Granillo per sfidare la Regina. I giocatori arrivati in questa settimana partiranno tutti dalla panchina, in particolare Bocchetti e Asensio. Nella conferenza stampa post rifinitura l'allenatore del Pescara Massimo Oddo ha parlato anche della pessima prova di Coppa e del mercato. Sentiamo il servizio. Prima trasferta di campionato per il Pescara sul campo della neopromossa Regina. Andranno in panchina i nuovi Sasà Bocchetti e Asensio, al pari di Masciangelo che ha smaltito la contusione rimediata col Chievo, ma non è al top. Davanti a Fiorillo dunque agiranno Bellanova, Drudi, Scognamiglio e Jarosinski. In mediana ballottaggio Busellato o Meongà per completare il reparto con Valdifiori e Maestro. Davanti certi Seterre e Galano con Bocic in vantaggio su Riccardi. Il tecnico Massimo Oddo presenta così il match con la matricola Amaranto. La Regina è una squadra molto organizzata, è una squadra che ha cambiato diversi giocatori, però è una squadra che già ha delle idee di gioco particolari, quindi bisogna stare molto attenti perché è una squadra che ha idee sempre preoccupante, quindi ha giocatori anche in grado di risolvere le partite da soli, giocatori che hanno giocato in categorie superiori, quindi una squadra molto, molto pericolosa. Dopo la prova con alti e bassi col Chievo, il Pescara ha rischiato seriamente l'eliminazione in Coppa Italia contro una squadra di Serie D, il Notaresco. Una pessima prova per la quale Oddo si è assunto la responsabilità. Rischi grosso di tutte le figure come lo è stata fondamentalmente, e quindi probabilmente la colpa è stata mia, non so cosa trasmettere in campo. Oggettivamente c'è una ragazza che hanno fatto un allenamento con noi e probabilmente anche sotto questo punto di vista la colpa è mia perché li ho messi in difficoltà. Quello di domani, ore 16:15, è il 18° atto di Regina Pescara. Nei 17 precedenti, poca gloria per il Delfino in terra calabrese. Appena 2 le vittorie bianca-azzurre, la prima nel 96-97 con Delio Rossi in panchina, 2-3 coi centri di Gio Natale, Gelsi e Giampaolo. La seconda nel campionato 2000.
2013-2014, medesimo risultato 2-3, coi gol di Maniero, Politano e Ragusa. Un successo che aprì il momento migliore del Pescara di Pasquale Marino. È stato anche l'ultimo precedente tra le due squadre, poiché la Regina quell'anno retrocesse in C per tornare quest'anno in cadetteria. Per il resto, 3 pareggi e ben 12 vittorie a Maranto, l'ultima 9 anni fa, 27 settembre 2011, un 4-2 che la squadra di Breda inflisse a quella di Zeman. Direzione di gara affidata a Valerio Marini di Roma, con cui il Pescara non ha mai vinto in 4 precedenti, un pareggio nello scorso campionato con l'Entella e 3 sconfitte. Quella di domani sarà la prima direzione assoluta di Marini con la Regina. Il match del Granillo arriverà a 48 ore dalla chiusura di un mercato per il quale Oddo sì aspetta uscite per sfoltire la rosa, ma anche innesti. Le cose che dobbiamo fare le sappiamo già da tempo, quindi le sapete anche voi, nel senso che la priorità è avere un'alternativa di un centrale di piede destro, perché in questo momento ne abbiamo uno, e questa è la priorità. Poi se dovesse arrivare qualche altra cosa che può alzare il livello della squadra, va benissimo. Un centrale di piede destro, 2 con una eventuale partenza di Drudi. Antei non va per ora considerato, reduce da un crociato, si porta dietro incognite e servirà tempo per un pieno recupero. In attacco, con l'uscita di Borrelli vicino al Cosenza, possibile l'innesto di un terzo centravanti, il primo della lista è l'argentino Retegui. Un ultimo accenno sull'esposto alla procura della Federcalcio di avvocati tifosi del Perugia sulla condotta dello stesso Oddo. Incommentabile e non ne voglio parlare, e non voglio fare pubblicità a delle persone che probabilmente hanno solo questo come obiettivo principale. Rivas e Charpentier saranno le uniche assenze sul fronte Regina. Per il resto il tecnico Domenico Toscano avrà tutti a disposizione. L'allenatore Amaranto suona la carica in casa, dice: vogliamo i 3 punti, sentiamo. No, ma a parte, a prescindere dall'avversario, perché sappiamo che questo è un campionato difficile, non c'è una squadra che non ti possa far preoccupare o alzare il livello di attenzione, perché ogni squadra in questo campionato ha tanta qualità, tanta organizzazione, e quindi noi dobbiamo essere pronti a mettere le nostre armi in campo, sono quelle della concentrazione, dell'intensità, dell'aggressività, e mettere dentro queste caratteristiche le nostre qualità tecniche, che sono tante. Dobbiamo fare ancora qualche step in avanti, perché c'è tanto da lavorare per crescere e arrivare al top, ma per storia il Pescara è stata sempre una squadra a cui piace giocare bene, con determinate caratteristiche, con determinate identità, fin dall'epoca di Zeman, una squadra fastidiosa che se non l'affronti con la giusta attenzione, con il giusto ritmo, sei pronto subito nelle letture della partita, ti può mettere in difficoltà. Noi dobbiamo arrivare pronti a questo appuntamento domani, perché giochiamo in casa, sono nel nostro stadio. E ho detto ai ragazzi: sabato abbiamo messo il mattoncino, domani dobbiamo provare a mettere il mattone. Il risultato dipende da tante variabili, però dobbiamo cercare, come a Salerno, di andare alla ricerca della vittoria. Poi il risultato determinerà il lavoro che faremo nei 95 minuti. Adesso lasciamo il calcio, parliamo di ciclismo. Domani in Sicilia scatterà l'edizione numero 103 del Giro d'Italia. Intervenuto nella trasmissione Velo, l'abruzzese del team Movistar Dario Cataldo ha parlato delle proprie aspettative per la Corsa Rosa ed è tornato sulle difficoltà incontrate al Tour de France nel contesto di una stagione stravolta chiaramente dall'emergenza Covid. Sentiamo. Cassani non mi ha chiamato, ma perché comunque ha visto il mio rendimento, e comunque la cosa che pensavo è che anche se mi avesse chiamato, gli avrei detto che non sarei stato in grado di affrontare un mondiale così duro come quello di quest'anno. Purtroppo al Tour ho sofferto tantissimo e non ero con la condizione che avrei voluto avere, e quindi
non tutti i periodi sono uguali, quindi comunque dai, quest'anno andava così. Poi comunque in un mondiale come questo credo che in una fuga sarebbe servito a poco, perché era un percorso talmente duro e selettivo che nel finale i campioni come di quali stavate parlando adesso fanno la gara in modo diverso, e un uomo in fuga può influire poco. Fai la classifica o la fa Carretero? Bella domanda. Allora, fare classifica mi piacerebbe, sinceramente. Non so se ho la condizione giusta in questo momento. Come dicevo prima, la fatica dal tour si è fatta sentire, quindi vedremo in questa prima settimana come andrà. Ovviamente te sai bene, la nostra squadra in quest'anno, in questa stagione, è un po' carente di grossi leader, quindi qualcosa ci dovremmo inventare. Non so se in classifica, ma comunque qualcosa per forza dovrò fare. Se, comunque per, in qualche tappa ci credo, sinceramente. Nella preparazione era previsto che nel tour poteva essere un po' corto, tra virgolette, e quindi andare in progressione fino ad arrivare con una buona condizione dal giro. Però è anche vero che da metà tour in poi mi aspettavo un'altra gamba. Al tour una cosa che ho sofferto è stata proprio la mancanza di gare, la mancanza di ritmo, e quindi probabilmente sì, mi aiuterà, sicuramente mi farà stare meglio che al tour, però comunque 3 settimane sono tante, quindi non è come arrivare da un delfinato che ti prepara la gamba, quindi la fatica è un po' diversa, vedremo. Sinceramente è tutto un po' un'incognita, ci sono tanti punti interrogativi che vengono da una stagione stravolta. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo aggiornamento è alle ore 19, on demand ci sono i nostri servizi anche sui social. Da parte mia vi auguro una buona giornata.